Caro dottor La Calce, illustri autorità civili e militari, graditissimi ospiti e soprattutto carissimi studenti. Benvenuti in questo cortile teresiano che, lo vedete qui alle mie spalle, sta subendo un trattamento estetico. Nella nuova veste, l'anno prossimo sarà ancor meglio all'altezza di questa festa che è una delle più belle tradizioni del nostro Ateneo. Comunque vi assicuro che parlare da questo palco produce un'emozione immutabile negli anni. Anche se stasera, per la prima volta, mi capita di rendermi conto che questa cerimonia è anche una festa di commiato. Tutti voi studenti ritirerete tra poco un diploma dell'Ateneo Pavese, ma una parte di voi avrà già ricevuto intanto un'altra affiliazione o avrà già cominciato la propria vita professionale in un ambito diverso dall'università. Così, alla fine di questa festa, non pochi pronunceranno, spero con un filo di nostalgia, un arrivederci. Questa considerazione mi è dettata probabilmente dalla circostanza che anche per me quella di oggi è un'occasione di commiato. E infatti è l'ultima giornata del laureato che presiedo. La prossima vedrà su questo podio il professor Francesco Svelto, cui rivolgo l'augurio più affettuoso. Ma questa giornata è anche l'ultima a cui partecipo come professore di ruolo dell'Università di Pavia. Da ottobre entrerò, come si dice, in quiescenza, in uno status dunque che, se manterrà quanto promette la parola, dovrà offrirmi maggiore quiete. Vedremo. Mi attendo, questo è certo, una stagione di maggiore libertà. E di questa libertà vorrei prendere ora un anticipo per parlarvi sì da rettore, ma con accenti diversi da quelli dettati dall'ufficialità. Non so infatti resistere al desiderio di rivolgermi a voi con maggiore vicinanza, con maggiore complicità. Non importa se siete un paio di migliaia, sto già parlando individualmente a ciascuno di voi. Al contrario di altre volte, dunque, non vi elogerò, malgrado lo meritiate, per il percorso che avete brillantemente compiuto, non parlerò dei successi del vostro Ateneo, non vi raccomanderò di portarlo nel cuore. Spero vi abbia già trovato un posto. Vi parlerò invece come qualcuno che, in modo non dissimile da voi, sta davanti a un futuro che non conosce. Lo so, vi parrà strano che dica questo, vi parrà curioso che alla mia età ci si interroghi ancora sul proprio futuro. Eppure è proprio così. Tutte le stagioni hanno bisogno di un senso e davanti alla mia prossima stagione sono anch'io, come voi, incerto e al tempo stesso pieno di aspettative. E non mi vergogno di dire che mi abbandona qualche sogno. Sì, anche alla soglia della quiescenza può accadere di immaginare strambe, improbabili avventure, piccole imprese che possano aiutare a cambiare il mondo. Del resto, cambiare il mondo è un sogno che credo accompagni tutta la nostra vita. Lavora in noi come un rovello, ci tormenta, ci culla, ci esalta. E tuttavia è una forza che ha molti rivali. Uno di questi rivali è la quotidianità, che con le sue incombenze ci fa spesso dimenticare come il mondo sia lì ad attendere di essere cambiato. Ci sono poi la nostra fragilità e le nostre debolezze, che consumano molte energie
che dovremmo dedicare al cambiamento. E soprattutto sopraggiungono poi urgenze private, ma non per questo meno nobili, l'amore e gli affetti familiari. E ci sono infine i nemici giurati del sogno di cambiare il mondo. Tra questi nemici giurati vi è anzitutto il conformismo. È generato di solito dalla preoccupazione di esporsi al ridicolo o al fallimento se si osa un percorso inedito. Ma è conformismo anche il biasimo o il rifiuto per l'innovazione proposta da altri, perché quell'innovazione ci mette in questione o ci pone di fronte ai nostri limiti. E c'è infine un altro nemico giurato della voglia di cambiare il mondo, ed è l'ambizione egocentrica. Non si tratta dell'ambizione tout court, della quale si deve dire ogni bene. Parlo piuttosto di quell'ambizione che ci fa accettare in modo acritico lo stato delle cose presenti, perché esso ci rende possibile un nostro individuale tragitto verso il successo. Dunque, il sogno di cambiare il mondo ha molti rivali, eppure rimane con noi lungo l'arco della nostra esistenza. Sono pronto a scommettere che non è passato molto tempo dall'ultimo momento in cui vi siete sorpresi a sognare a occhi aperti un cambiamento di cui domani potreste essere protagonisti. In ogni caso, non esito a dirvi che se non è cambiare il mondo ciò che vi interessa, allora state buttando via il capitale più importante che avete. Perché voi siete preziosi, sì, per i vostri talenti, di cui avete dato ottima prova, bravi. Siete preziosi per la vostra forza, la vostra energia, la vostra spensieratezza e persino per la vostra presunzione. Ma ciò che vi rende davvero unici è la vostra forza trasformativa, la vostra inclinazione istintiva e primordiale al cambiamento. Non mancate di riconoscerla in voi, questa inclinazione, e di rispettarla, coltivarla, addestrarla, applicarla. Già, ma cosa vuol dire applicarla? Quando e come si dà una mano a cambiare il mondo? Non sono sicuro della risposta. Per certo, solo a pochi è dato di realizzare avanzamenti tali da essere notati e apprezzati dai contemporanei. Soltanto pochissimi, poi, riescono a spostare così in avanti le cose che di loro si giunga a dire: lui o lei ha cambiato il mondo. Sono quelle persone che chiamiamo eroi. Sono i Nelson Mandela e gli Steve Jobs, le Elinor Ostrom e le Rita Levi Montalcini. Poniamoci allora una domanda: che relazione c'è tra noi e queste figure sfolgoranti? Possiamo sperare di somigliare a loro? Detto altrimenti, la distanza tra noi e gli eroi è una distanza siderale e incolmabile? Per cercare l'inizio di una risposta debbo proporvi un piccolo racconto. Alcuni anni fa sfogliavo un libro di poesie nel bookshop di un museo di Berlino. Vi lessi dei versi, erano commoventi e non li avrei più dimenticati. Purtroppo non ho mai più rintracciato quella poesia. Posso però ripetervi la storia che narra. Siamo in Germania, agli esordi del nazismo. La propaganda politica e i primi provvedimenti hitleriani cominciano già ad avvelenare i rapporti tra gli ebrei tedeschi e i loro concittadini. In un condominio vive un'allevatrice ebrea. Qualche piano più sotto, una famigliola di pura razza ariana è in attesa della nascita di un bimbo, il quale, come succede, si presenta in anticipo, all'improvviso, di notte. Si cerca il medico ariano. Non lo si trova. Ma il parto sembra difficile.
c'è preoccupazione e alla preoccupazione subentra il panico. Che fare? Naturalmente il padre del nascituro pensa alla levatrice del piano di sopra, ma sono settimane che sulle scale non la saluta più. Sono settimane che incontrandola distoglie lo sguardo dallo sguardo di lei. Sia come sia, l'uomo si fa forza e sale quelle benedette scale. Chiede aiuto, la vicina indossa una vestaglia e scende. Il parto avviene felicemente. Ora è l'alba. L'esausto e orgoglioso padre ha dimenticato Hitler, il nazionalsocialismo e insieme a loro ogni conformismo e ogni prudenza. Ringrazia espansivamente la levatrice, l'abbraccia e le chiede cosa le deve. Lei gli risponde che non vuol niente, non si è tra vicini di casa. Però a pensarci qualcosa le farebbe piacere. Quando al giovane papà chiederanno come è andato il parto, non dimentichi di dire "Die Judin hat geholfen", è la Giudea che ci ha aiutato. Questa levatrice ebrea, che sia esistita oppure no, è da un pezzo la mia eroina. Certo, non è riuscita a fermare quel rimbicellimento del popolo tedesco cui il nazismo lavorava con metodo, eppure con una sola frase ha messo sulla strada di quel metodo un bel sasso. E forse quel sasso, a un certo punto della vita di quel padre tedesco, avrà provocato uno stridore. Forse quella frase "Die Judin hat geholfen" sarà risuonata nella mente dell'uomo di fronte alla vetrina rotta di un negozio ebreo, davanti a una fila di sconosciuti con la stella gialla in una stazione congestionata da passeggeri frettolosi e distratti. Forse quella frase avrà reso più facile a quel cittadino conformista comprendere presto o tardi la follia cui si è piegato. Magari ne avrà fatto alla fine un convinto antinazista e il suo bambino, nata tra le braccia della levatrice ebrea, sarà cresciuto con un senso diverso di quello che può e deve essere rispetto tra gli uomini. Comunque sono sicuro che il riverbero luminoso di quella notte si sarà proiettato nel futuro di quell'uomo berlinese e che non si sarà spento. Io credo che la levatrice giudea abbia in qualche modo cambiato il mondo. Attenzione, non deve sfuggirci che non ha fatto questo attraverso una scelta giusta. La scelta giusta forse sarebbe stata mandare al diavolo il disturbatore notturno, o almeno chiedergli poi la giusta mercede, che almeno imparasse attraverso il linguaggio universale del denaro quanto valeva l'opera di quella vicina a cui negava il saluto. Ma la levatrice non ha fatto la scelta giusta. Ha prodotto invece un cambiamento di logica. Ha compiuto una scelta trasformativa. Ecco perché quella donna è la mia eroina. Ma c'è qui l'inizio di una risposta alla domanda sull'adeguatezza di noi non eroi a cambiare la realtà. Penso che questa capacità sia a disposizione di tutti, basta coltivarla, rispettarla e addestrarla. E poiché dico addestrarla, aggiungo che la nostra storia berlinese ha ancora qualcosa da insegnarci. In quella notte di affanno e speranza, il giovane padre tedesco non cerca una persona qualunque, cerca una levatrice. Il bisogno lo ha messo nelle mani di una donna che a quelle sue mani sa dare, ha appreso a dare, un movimento sapiente, guidato dalla conoscenza. Quella conoscenza, che poi l'ostetricia, era stata tra l'altro codificata, trasmessa e certificata in luoghi simili a quello che sta dietro quella grande finestra. È lì infatti che nel regno lombardo-veneto era attiva la scuola che faceva di giovani contadine le levatrici del domani. Era lì che veniva diffuso un sapere che doveva cambiare la vita delle donne, rendendo più sicuro l'atto del nascere
e del dare la vita. Vorrei allora che ci soffermassimo per un istante sul rapporto esistente tra l'intenzione morale di cambiare il mondo, l'intenzione morale di cambiare il mondo e il sapere. Chiaro che parliamo di due fattori distinti e facilmente distinguibili. L'uno si può dare senza l'altro. Il sapere può essere patrimonio puramente speculativo, erudito, stupendamente autosufficiente. D'altra parte, l'intenzione di cambiare il mondo può tradursi in un anelito nobile ma velleitario, generoso ma ingenuo, troppo ingenuo, potente ma inefficace. Combinati però, questi elementi si accendono l'un l'altro e determinano quello che chiamiamo civilizzazione. Combinati tracciano il percorso dell'umanità, combinati regalano a noi viandanti della storia il sentimento vitale che viene dal muovere verso una meta. Tra poco voi riceverete dalle mani dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà i vostri diplomi di laurea. Ebbene, penso che vi privereste di un orgoglio e di una gioia che entrambi invece legittimamente vi spettano se non pensaste che quei diplomi sono anche dei brevetti. Sì, dei brevetti che vi abilitano ufficialmente a trasformare il mondo, che vi promuovono esperti del cambiamento della realtà, operatori riconosciuti del progresso. A voi, d'ora in avanti, sarà chiesto di modificare l'esistente. Applicando la legislazione sull'edilizia o sull'ambiente, ottimizzando i processi di produzione dei perfusori a pressione, introducendo schemi fiscali nuovi, incalzando sino a sconfiggerla una malattia rara, rendendo più efficiente il traffico di un aeroporto, voi ci offrirete un mondo migliore. Femmine e maschi, ci aspettiamo che siate levatrici di un futuro fatto di vite più radiose. Stringete allora nelle mani il testimone cartaceo del vostro sapere. C'è sulla mia firma e quindi non fatemi fare brutta figura. Tenete viva nella mente la voglia di cambiare il mondo e mettetevi in cammino con questi due viatici. Non scegliete le strade più ovvie e comunque, se vi ritroverete su quelle più battute, non vi dimenticate che anche senza essere eroi avete il compito di trasformare il mondo. Soprattutto non dimenticate che quella trasformazione è fatta di creatività disciplinata, meditata, paziente, severa, ma pur sempre e indispensabilmente creatività. È questo ciò di cui il mondo ha profondamente bisogno. In un momento in cui antiche ricette etiche non sono più efficaci, la politica appare disorientata, l'economia scombussolata, la scienza bisognosa di illuminazioni profonde e la stessa arte cerca, non sempre con successo, nuovi linguaggi. Attenzione, con queste ultime parole non voglio affatto dipingere uno scenario desolato e scoraggiante. Al contrario, avete tanto a disposizione. I trasformatori del mondo possono oggi attingere a molte risorse, soprattutto se nascono e crescono nella porzione più felice di quel felice continente chiamato Europa. Sulla Terra, nel XXI secolo, si vive più a lungo, c'è più benessere che un tempo, si combattono meno guerre, ma il fatto è che la rotta davanti a noi è confusa. Minacce planetarie si costellano all'orizzonte, non è chiara la meta e sembriamo più affaticati dal viaggio che animati dall'entusiasmo di continuarlo. Ecco, desidero sappiate in questa speciale serata di festa che la nostra università ha un senso molto alto del cambiamento che vuole produrre con la sua ricerca, con il trasferimento dei suoi saperi, ma soprattutto attraverso voi.
le giovani donne e i giovani uomini che forma e che ogni anno restituisce irrobustiti alla realtà da cui provengono o a quelle nuove cui daranno vita. Considerate senz'altro questo Ateneo come il luogo di una conoscenza positiva ed entusiasta della realtà, un ambiente spirituale che comprende lo scetticismo e lo scorramento, ma non li incoraggia. Un'istituzione che non dismette l'orgoglio della sua funzione, un'impresa che sa di dover servire non solo il nostro paese, ma tutto il pianeta di cui siamo cittadini, una comunità che in primo luogo aspira ad essere quella retrovia che vi sosterrà nella vostra lotta per cambiare il mondo. Viva l'Università di Pavia, viva i suoi laureati.